Quando si progetta un tentativo di record di altitudine, comunque una performance di volo in alta quota con un deltaplano, bisogna affrontare due nemici principali. Il primo è il freddo e il secondo è la mancanza d'ossigeno per l'aria rarefatta. Un abbigliamento idoneo è stata la prima parte della mia ricerca. Questa tuta fornitami dalla Bailo è una tuta di serie che la nostra azienda costruisce per le scalate in alta montagna. È una tuta progettata per gli scalatori, per cui persone che si muovono in alta montagna comunque hanno forte sudorazione e forte dispersione di liquidi. La tuta è costituita da un materiale in Gore-Tex, racchiuso in uno spessore di 4 cm di pura piuma d'oca. È una tuta intera di colore arancione per rimanere comunque ben visibile. La seconda ricerca è stata appunto mirata sulla maschera d'ossigeno. È una comune maschera in silicone, progettata per essere usata comunque all'interno di un velivolo. Dunque ho adottato uno stratagemma, rivestendo anche questa normale maschera in silicone con del neoprene. Il neoprene, bloccando l'aria che arrivava direttamente sulla maschera, ha evitato al 90% la formazione di condensa all'interno della stessa. Il casco è stato un casco per uso militare con una speciale visiera che protegge dai raggi ultravioletti, arredato all'interno con delle cuffie aeronautiche, perché in fase di salita ho comunque dovuto contattare i vari enti preposti al controllo del traffico aereo. Questo connubio tra maschera e casco mi aiuterà in questa performance sportiva. Dopo tante preparazioni, un milione di telefonate, permessi burocratici da risolvere, e nel frattempo comunque si continua a pensare al giorno dell'evento, arriva finalmente il momento del decollo. 30 gradi a terra, si sa che si dovrà andare a meno 20, quindi un'escursione termica di circa 50 gradi. Sono pronto, seduto sul mio deltaplano, completamente vestito, una tuta in piuma d'oca di 4 cm, rivestita in Gore-Tex, il casco è calzato, la prova radio è stata effettuata, mi allineo e decollo. Una volta decollato cerco di mantenere un assetto costante, una rampa di salita che mi porti il più in fretta possibile a 3000 metri. Questa era la quota in cui le previsioni davano lo zero termico. È ormai svanito il sudore, sono a circa 3000 metri, mi concentro, due respiri profondi e continuo la salita. 2, 3, attraversando il
fatto tre informazioni, ci risultiamo dopo. A 3500 metri sento un leggero scoppiettio al motore, dovuto al fatto che siamo da poco sotto lo zero termico. Dunque preferisco livellare, controllo tutti gli strumenti siano al loro posto, ridò tutto motore e via sempre più in alto. A 4000 metri il mezzo comincia un po' a scuotermi. Questo mi lascia perplesso perché è una quota a cui l'attività termica dovrebbe essere già svanita. Se non quando, controllando il mio GPS, mi accorgo che il vento proveniente dal sud-est nello strato basso dell'atmosfera sta incrociando un vento da ovest. Superato questo strato di inversione, la mia salita continua a riprendere liscia e con un buon ratio di salita. Meno 15 gradi e a circa 6000 metri comincio a sentire dolore alle dita. Non è un gran bel segno, diciamo che ho preferito, più che mantenere il contatto radio e far star tranquilli gli amici a terra, continuare la salita e inventarmi un modo per rispondere alla radio. Controllo le lancette dell'altimetro e stanno salendo veramente, ormai veramente piano verso la meta prefissata, ma ci siamo quasi. Se qualcosa fosse andato storto per quanto riguarda l'impianto d'ossigeno, a quella quota avrei avuto meno di 3 minuti di lucidità per tornare a una quota in cui l'aria è respirabile senza l'ausilio di ossigeno aggiuntivo. L'obiettivo è stato raggiunto, faccio un ultimo check, la maschera sta funzionando perfettamente, io mi sento ancora perfettamente lucido e il motore, anche se ha perso metà della sua potenza, continua a girare rotondo, come si dice in gergo, e mi lascio un attimo pervadere dalle emozioni e mi godo questo meraviglioso punto di vista. La discesa. Metto il delta in spirale e in meno di 8 minuti sono in finale 05 alla superficie della pista di fermo. E non bisogna perdere la concentrazione perché l'atterraggio è comunque una parte complessa del volo. Darò spazio alle mie emozioni solo una volta fermo al parcheggio con il motore off.